Siete pronti, bimbi? Oggi Va festa all'asilo? bene, È già iniziato, festa all'asilo. Mirko, lanciami una ragnatela. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Video! video. Allora, come potete ben vedere, sto molto, 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 molto meglio. Non ancora in completa via di guarigione, però sto decisamente bene. Quindi grazie a tutti. Viva il Papa! È tornato Paolini. Ah, grazie a tutti per i messaggi che mi avete scritto. Siete sempre tanto, 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 tanto gentili. Allora, oggi, Giuli, vuoi salutare? Salutami. Ciao, ciao, Gli ciao. E metto togli già il Ciuccio, se no non cappello. si sente. Vai, ciao. Ciao, ciao, manda un bacino. Allora, oggi è la festa di Carnevale, giovedì grasso. I bambini sono andati vestiti da Carnevale. Mirko ha voluto vestirsi da Spider-Man. Attento perché c'è il vento pure che non sentite. Detto che quello di Hulk lo deve conservare proprio per il giorno ufficiale. Vabbè. E quindi noi ne stiamo approfittando di questa mattinata libera per andare a prendere la bici. Andiamo a prendere la bici a Mirko, così poi torniamo a casa e la andiamo a nascondere in cantina. È questo. Quindi adesso noi dobbiamo fare questa cosa. Prima siamo passati dalla scuola, la futura scuola di Enea, siamo andati a portare i documenti, tutti compilati per l'iscrizione. E io vivo emozioni contrastanti perché sono contenta, non sono contenta, cioè non mi sento, no? Vabbè, ci capiamo, no? E questo. Quindi adesso andiamo a prendere questa bici, anzi aspettate, così chiudo tutto questo aiuto. A vedere, speriamo che ci sia ancora, che se no siamo inguaiati. Come si chiude qua? Ok. E basta, e poi vado a dare un'occhiata lì al negozietto in fondo, che c'ha gli stand fuori, che è tutto scontato, c'è scritto 3 euro, 8 euro, e tipo io ad esempio queste felpe così le prendo sempre da loro, si chiama, aspettate che, ecco, si chiama Ernsting Family, una roba del genere. Va bene, quindi andiamo per queste bici. Vi abbiamo anche ordinato la torta alla pasticceria dove l'abbiamo presa per me il mio compleanno, alla pasticceria italiana. E va bene, io sono arrivata qui. Entro, passo e chiudo. Lei si è subito attrezzata. L'hai trovata subito la tua bici? Sì, ma come sembra, eh? Il prezzo? 109, wow! Bene? Brava, brava, ci si rialza subito. Vieni da me, vieni, vieni, vieni. Bravissima! Allora, la bici di Mirko c'è, non me la ricordavo più sinceramente, è lì, perché ci sono un sacco di bici verdi qua, non si capisce niente, quindi la sua c'è, ora la prendiamo. Che fai? Giulia ovviamente non avrà la sua bici perché si ricicla quella di Mirko, quindi abbandonerà la sua bici rosa, però visto che ci sono tipo i cestini da poter mettere, gli volevo anche mettere tipo, come si chiamano, così, alle maniglie, quei fili tutti colorati. Comunque i cestini sono tipo questi qua, no? Tipo questo qua di Hello Kitty. Aspetta, Giulia dov'è? Ecco. Vieni, quindi poi gliela personalizziamo. Vuoi la bici? Gliela personalizziamo a Giulietta la Ce bici. l'hai già la bici? Ce l'hai già?
È questo, dai. Dani, dai, prendiamola così facciamo questa cosa. Giulia, ti ho svegliato. Mi dispiace. Giulia si è addormentata in macchina, ma noi dobbiamo andare al DM. Sei contenta? Dobbiamo andare a prendere la passata di pomodoro, che non ne abbiamo più. Però poi cosa dobbiamo comprare? Tu ti ricordi? Che poi andiamo a prendere i fratellini all'asilo. Allora, mettiamo qua la monetina, così ti siedi. Sta iniziando a piovere. Ecco. Oh, vieni. C'è pure questo, così puoi leggere meglio le cose. Entriamo? Vieni, dai. Oppla là. Allora, bentornati a casa. No, siamo tornati a casa da un bel po', anche se adesso è tardi, saranno tipo le 7:30, ma io per arrivata mi sono messa a dare qua un po', corri, fai le solite cose, tra cui preparare la cena. Ho preparato le polpette di lenticchie per i bambini per metterle a tavola. Se le sono praticamente mangiate man mano che arrivavano e ne sono rimaste 4. Sono venute buonissime. Questa volta ho affinato la tecnica. Poi un'altra volta magari vi facciamo così la ricetta insieme, perché sono veramente veramente buone. Ora che ho rotto una, me la mangio. Bene, per Fabio. Vabbè. Pulisco le mani. Allora, noi abbiamo fatto un po' sia di giri che dovevamo fare, ma anche giri ludici, e siamo rientrati che erano tipo verso le 18. Quindi io mi sono messa a preparare la cena, fra un po' ceniamo, prima vado a cambiare tutto quanto. Facciamo aiuto, facciamo così, due chiacchiere, qui vi faccio vedere. Aspettate, ecco. Questi sono i fiori di San Valentino. Bene, è arrivato con, penso che sono due mazzi di tulipani, li aveva tutti smezzati. Ne ha dato un pezzo, ne ha dato qualcuno a me, a Giulia, a Mirko, ad Enea, e uno c'era Willy là davanti, ha detto: vabbè Willy, tieni, anche per te è la festa dell'amore. Io ho messo una foto così dei primi preparativi, l'ho messa su Instagram. So che tanti non hanno Instagram, non mi seguono, non lo so, quindi vi faccio vedere giusto due riprese così che ho fatto, anche perché quel giorno non stavo tanto bene, però come vi ho detto io ci tengo, e quindi l'ho fatto lo stesso. Siamo messi i palloncini, abbiamo addobbato qui il salone, abbiamo fatto la tavola e poi ho preparato qualche cosina da mangiare. Io diciamo che sono riuscita a mangiucchiare, stavo un pochino meglio, ma non diciamo bene come adesso. Cosa ho preparato quella sera? Allora ho fatto i ravioli, quelli a forma di cuore, quelli che ho preso da Lidl, che vi ho fatto vedere, che erano ottimi. Ora non so se era ero un po' io che avevo poi i sapori alterati, però erano molto buoni, fatti con un sugo rosé. Poi con la ricetta quelli dei calzoni con lo yogurt greco, l'ho rifatta, avevo fatto però a forma di cuore, tutto cuori. Per fare un aperitivo e poi un tortino di patate, che poi abbiamo mangiato anche il giorno dopo. E poi il dolce. Allora, il dolce. Allora, l'idea principale, era, aspettate che intanto accendo qui, era di fare una specie di cheesecake però con i pandistelle, col fondo pandistelle, perché un pacco di pandistelle a scadenza tipo verso metà marzo, intorno al 20, il 15, così, e farlo con panna e mascarpone. Ero convinta di avere la gelatina a casa, la gelatina però quella vegetale, in realtà non c'era, e non mi sono
Mi sono fidata, ecco, di farla senza gelatina perché avevo paura, anche se tenuta il frigo per un po' di tempo, secondo me non teneva poi la consistenza a tagliarla e quindi sarà rimandata poi per un'altra volta. E quindi ho fatto un pan di spagna al cacao e poi una bagna semplice al latte farcita con la panna. Poi ho fatto un po' di decorazioni così, è venuta bella. La scritta è La festa dell'amore, perché è diciamo non una canzone, ma un jingle che facciamo noi da San Valentino già l'anno scorso. Si ripete sempre La festa dell'amore, La festa dell'amore, la cantano anche i bambini e quindi ho pensato di scrivere È la festa dell'amore. E quindi questo è stato bello. I regali, pff, niente, abbiamo preso due regalini ai bambini, due giochini così da pochi euro. Daniele ha portato i fiori e io vabbè, ho regalato tutto, la sala, tutta la scenografia, tutto il menù, la torta, quello è stato il mio regalo, più due mutande di Superman. Ormai tra quelle di Natale e quelle di San Valentino ho rinnovato il corredo delle mutande di mio marito. E lui poi mi ha preso un profumo al DM, siccome avevo visto una volta un profumo da Douglas, mi piaceva tantissimo, costava 90 euro, ora il nome non me lo ricordo, però la bottiglia a forma di scarpa con un tacco a spillo bellissimo. E niente, il DM non so se lo sapete, ma ha tutti i dupe dei profumi famosi, tipo Giorgio Armani, Paco Rabanne, Chloé, qualsiasi, Acqua di Gioia, e tra cui anche questo, e me l'ha preso. Ovviamente ho messo anche oggi, costa 5,95 euro, 6 euro a fronte dei 90, evaporano abbastanza in fretta, si sentono poco, però così ogni tanto è anche bello. E basta, questo, è stata una serata tranquilla, ci siamo divertiti, ovviamente con i bambini è sempre tutto, un po' ti diverti, un po' gridi, un po' ritorni, un po' ti alzi, poi cade l'acqua, poi questo, poi quello, al solito. E basta, quindi io questo è un video di ritorno in carreggiata, ecco, sarà penso anche il titolo, Ritorniamo in carreggiata, perché adesso ci avviciniamo alla primavera, io ecco, mi sono già adoperata qui con la vitamina C, alto dosaggio, 1200, 30.000, non lo so, quindi questo, bella, contenta, euforica. Adesso devo lavare le fragole. Abbiamo comprato le fragole per stasera. Tolgo soltanto qui il picciolo e le lavo e le mangiamo così, che ci piacciono tanti. Tra l'altro sono molto buone, sono veramente dolci. E aspettate un attimo, devo controllare il forno. Ok, aspettate, qua penso che posso chiudere. Stop. Ah, abbiamo accorciato un po' i capelli ai bambini, avevano fatto dei capelli e li volevamo fare un po' più lunghi, però poi un po' li abbiamo accorciati perché iniziava a non vedersi più neanche il viso, poverino. Quindi li abbiamo accorciati. Ora adesso ci salutiamo tutti quanti insieme. Prima ridevamo perché mio suocero stava inviando foto dei vecchi carnevali, dei vecchi carnevali. Vabbè. Quando noi eravamo tipo bambini, quindi negli anni 90, c'era una foto di Daniele vestito da clown. L'hanno vista Enea e Mirko, non vi dico quanto hanno riso per questi vestiti che avevamo noi, vestiti un po' arrangiati, no? Riciclati così, chiedeva altri vestiti, voleva vedere il vestito di Spider-Man e noi quali vestiti? C'era solo questo. E va bene, basta, quindi adesso io aspetto, così chiamo i bambini, ci salutiamo tutti quanti. Ah, domani è il compleanno, cioè in realtà è oggi, però lo festeggio domani, è il compleanno di Isabella, la figlia dei nostri amici, compie 3 anni, quindi domani siamo alla sua festa. Gli ho comprato una cosa bella, una cosa che avevo io quando ero piccola, che poi ora vediamo in qualche occasione, comprerò anche a Giulia. L'ha vista Mirko, Mirko si è messo con gli occhi a cuoricino, infatti mi ha detto: mamma, ci posso giocare anche io? Aspettate, ve la faccio vedere. Andiamo di là perché è inutile che la porto qui, perché no? La devo ancora incartare, è un po' grande, poi domani la incarto. C'è un po' di casino in casa, visto che comunque non ci siamo state. Appena arrivate abbiamo buttato un po' le cose così. E allora sono qua nel ripostiglio. Aspettate, vediamo come faccio, faccio così.
Che se no, se adesso poi la vedono. Allora, lo faccio vedere da qua. Ecco, queste arrivano. E abbiamo preso l'asse da stiro con il ferro delle principesse, però, sempre delle principesse. E, io vi dico che non so in quale video vi ho detto che avevo la cesta enorme di panni da stirare, è ancora lì. E io regalo un asse da stiro con tutto il resto, bellissimo. Ma proprio bello, l'abbiamo montato, no? Per vedere se era tutto a posto, eh? Troppo simpatico. E vabbè, dai, quindi vado a vedere, chiamo di là perché sono in videochiamata con la famiglia, così vado anche io, facciamo due chiacchiere e poi ci vediamo tutti quanti insieme per i saluti. Eccoli che li ho chiamati! Butta il ciuccio! Qui abbiamo Mirko! Eccoci Enea! Quindi noi abbiamo mangiato, ci siamo mangiati anche le fragole, abbiamo fatto tutto, ora... Con la panna! Con la panna, buonissima! Ora, loro hanno buttato... Che? Nonno, no, abbiamo parlato prima con i nonni. Ora loro hanno buttato tutti i Lego a terra. Io adesso. Dimmi, cosa devi dire? È senza ciuccio, se no non. Cosa vuoi dire? Che cosa dici? Sì, no, nonno. Va bene, quindi io adesso vado a fare la cucina. Va bene. Forse ce la facciamo, quindi grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi mandiamo un bacio grande, grande così e noi ci vediamo al prossimo.